Buongiorno, mi chiamo Rosalba Salvato e sono una docente di lingua e civiltà francese nell'Istituto Caterno dell'Aglio di Castelnuovo nei Monti. Ciao, mi chiamo Giorgia Bertolani e sono una studentessa di quarto del liceo linguistico a Cattaneo d'Allaglio. Io l'ho trovato un'esperienza molto interessante, soprattutto perché facendo un liceo linguistico ho scoperto un mondo proprio che non pensavo neanche esistesse. E ho visto un approccio molto positivo dei formatori nei confronti degli studenti e anche un riscontro molto, molto positivo da parte degli studenti stessi. Io penso proprio di sì, e queste opportunità permettono a loro di capire tutto quello che è il mondo all'esterno, la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro e anche coltivare delle passioni o delle attitudini che hanno, che scoprono mano a mano. Sì, mi è servito molto perché prima ero più orientata comunque nell'ambito lavorativo, ma soprattutto di studi su un mondo di lingue. Dopo questa esperienza mi è si è aperto un mondo e ho cambiato totalmente il mio pensiero. Assolutamente sì. Sì, lo consiglierei perché comunque anche se non si è interessati, è comunque un'esperienza in più che potrebbe formarti. Allora, guarda, io sinceramente penso che il modo migliore sia sempre quello di immergere i ragazzi in un'esperienza diretta e magari proprio mettendoti in pratica riesci proprio a capire veramente ciò che ti piace, non solo teorico, perché magari pensi, potrebbe piacermi, poi dopo quando arrivi veramente concretamente a farlo ci ripensi. I nostri ragazzi di montagna in particolar modo non conoscono la realtà della pianura e le possibilità del lavoro, quindi aprire il più possibile tutti gli spiragli senza guardare l'indirizzo della scuola in cui i ragazzi sono inseriti. Quindi se un liceo non solo, pensare a una carriera nel settore umanistico, sicuramente di inseguire i loro sogni. Veramente, fate quello che volete, ciò che vi piace veramente.